promuovere le attività a favore della piccola e media impresa siciliana in tutti i percorsi per l'internazionalizzazione nella provincia di Agrigento. Questa è la finalità del convegno svoltosi presso la Camera di Commercio di Agrigento in occasione dell'apertura di uno sportello Sprint proprio nella sede camerale agrigentina. La rilevante diffusione delle attività sull'internazionalizzazione è stata analizzata alla luce degli incentivi all'investimento. Affrontati quindi temi riguardanti la situazione siciliana con quella internazionale ed illustrati gli strumenti di agevolazione e di finanziamento a disposizione delle piccole e medie imprese siciliane. Presidente, oggi si vende un nuovo sportello, una nuova opportunità per la Camera di Commercio di Agrigento. Sì, una grande opportunità, il primo sportello che viene aperto tra le nove Camere di Commercio, un segnale positivo che dà la Regione, il Governo regionale alle imprese dell'Agrigentino. Agrigento è ultima in classifica per esportazione, quindi abbiamo la necessità di istruire, di accompagnare con la mano le nostre imprese affinché aggrediscano i mercati esteri. Abbiamo e contiamo su prodotti di grandi potenzialità, dobbiamo semplicemente capire come fare per poterle aggredire. E questo è il nostro ruolo e vogliamo svolgerlo per intero. Quali vantaggi porterà questo sportello? Ma indubbiamente un contatto diretto. L'imprenditore spesso non ha le informazioni necessarie subito quando gli occorrono e perde delle occasioni. E questo sportello darà la possibilità del contatto diretto dell'impresa con i canali di esportazione e questo è importante. Assessore, la Regione crede nello sviluppo economico della provincia di Agrigento, testimonianza è oggi la presentazione di questo sportello. La Regione crede, la Regione è fortemente impegnata, ha approvato già la legge che possa aiutare le imprese e soprattutto rivolge un invito ai siciliani. Perché per chi non lo sappia la Sicilia è indirizzata, ma è un dato molto comune, ad acquistare spesso i prodotti del nord e non i prodotti della nostra terra. I nostri prodotti sono importanti, sono di qualità e la Sicilia attraverso il processo di commercializzazione che oggi abbiamo modo di illustrare accompagnerà le imprese proprio per darne un'identità, tutelarne la qualità e fare in modo che i prodotti possano essere inseriti anche nei circuiti nazionali e internazionali.